Oggi, in occasione dell'appuntamento con un amico per andare al poligono a sparare, a fare un po' di tiro a lunga distanza con uno dei miei fucili, un semi-auto, una DC in 223, Remington, tanto per essere precisi, ho preso come al solito il mio Alpina. L'Alpina, nella fattispecie, questo Alpina è un particolare tipo di smartwatch, appunto uno smartwatch con indicazioni analogiche e a prima vista assolutamente uguale, assolutamente simile a qualunque altro orologio di fattura, chiamiamola militare, ok? Ma con il collegamento con il telefono cellulare, dove ho le tabelle balistiche, dove ho i programmi appunto balistici per fare tiro a lunga distanza, e è collegato con quell'orologio. Come tale prende i dati, fa la contabilizzazione dei movimenti, dalle tabelle le tabelle dei dati biometrici, eccetera. Comunque, nell'occasione, oltre a farvi vedere due immagini appunto ora del poligono dove siamo stati a sparare, vi racconto un po' la storia di Alpina, che è una storia molto interessante, poiché si tratta di un'azienda di così antica costituzione, che poi con la crisi del quarzo, grande anche lei, guarda caso, si è persa e poi è stata rilanciata, ed attualmente è molto interessante proprio con alcune proposte di cui parleremo più avanti. A dopo. Ho trovato interessante l'applicazione di questo smartwatch, configurato come un normale orologio in stile militare. Tra l'altro, con prestazioni di diver a 100 metri di profondità. Come tutti, si scarica l'applicazione dal sito dell'applicazione del cellulare, si apre un account e a questo punto l'orologio si collega con il cellulare. Il mio modello è un modello di fatto ancora in produzione, ma con questa configurazione superato. Ora vi metto per l'appunto la pagina con l'app e alcune foto di quelli che sono gli attuali modelli smartwatch Alpina come particolarità, e poi parliamo un po' della storia di Alpina, se voi siete d'accordo, naturalmente. La storia di Alpina. La storia di Alpina comincia nel 1883 a Plan-les-Ouates, a Ginevra. Plan-les-Ouates. Il suo fondatore si chiama Gottlieb Hauser e fonda la Union Horloger Suisse, Union Horloger Suisse, insieme ad altri orologiai indipendenti della regione di Winterthur, quella che fa le assicurazioni, per capirci. Cioè, non siamo nel Giura o Jura, ma siamo nella zona appunto di Ginevra. All'inizio la produzione si concentra sull'assemblaggio dei componenti per altre produzioni, ma presto Alpina diventa essa stessa una manifattura, mettendosi a produrre addirittura i movimenti in casa. Dal 1901 il marchio Alpina incomincia a compagnerire anche su orologi che si piazzavano in una gamma elevata, medio-alta, alta. Tra il 1909 e il 1922 espande la sua produzione per seguire le tendenze tedesche,
avevano capito che il mercato tedesco poteva essere molto interessante e vanno addirittura a produrre non soltanto a Ginevra, ma anche a Vienna, a Besançon e a Glashütte, cioè vanno direttamente in casa della principale area, la conosciamo già, di produzione dell'orologeria tedesca. Nel 1922, 1912, scusate, viene completato il primo Alpina Chronometer Glashütte, cioè lo fanno a Glashütte. Si tratta della prima Evash prodotta da Alpina con scappamento tradizionale svizzero. Nel 13 una diversa versione vede un 21 linee da marina che viene addirittura acquistato dalla marina militare tedesca. 1913 ci avviciniamo alla guerra, marina tedesca, U-boat e tutto quello che ne consegue. Quindi entra in competizione con la mitica Lange e Sonne, a Lange e figli, i quali si sentivano minacciati e si diedero da fare per chiudere il mercato tedesco appunto ad Alpina, facendo pressione sul fatto che tanti dei componenti non erano realizzati in Germania, cosa che poteva in qualche modo preoccupare quello che era il discorso delle forniture militari tedesche, anche se la Svizzera ha sempre fornito orologi agli eserciti combattenti, sia prima della Prima Guerra Mondiale, nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Durante la Prima Guerra Mondiale le forniture provenienti dalla Germania infatti subirono comunque una restrizione e in qualche modo ebbe ragione Langeson. Nel 1917 la Union Horlogère venne ufficialmente sciolta, questa prima azienda che aveva il marchio Alpina. Al termine della guerra mondiale, la storia di Alpina incomincia a conquistare il mercato estero fissando punti di vendita a Copenaghen, a Mosca e a Lisbona, arrivando fino ad avere circa 2.000 punti vendita e diventando in quel periodo uno dei marchi leader d'Europa per quel tipo di orologeria. Nel 1938 debutta l'Alpina 4. Numero 4 scelto in onore dei principi fondamentali che il marchio, un produttore di qualità, voleva come concetti principali dare ai suoi orologi, cioè l'antimagnetismo, la resistenza all'acqua, la resistenza agli urti e la cassa in acciaio inossidabile. E questa sarà la strada fino al 1970. Nel 1970 anche Alpina inizia ad avere grandi problemi legati alla famosa crisi del quarzo. L'emergere dei prodotti appunto a basso costo mette in crisi la Alpina Watch International SA, società anonima, che nel 72 vede entrare in società degli investitori tedeschi che ne rilevano la totalità delle azioni. Periodi assai bui, fino a quando nel 2002 vi è un'acquisizione da parte di Frédéric Constant SA con una nuova collezione presentata al Baselworld del 2003 e che fece grosso scalpore, per cui riparte Alpina nel 2002 con l'acquisizione da parte di Frédéric Constant e nel 2003 appunto presentando una gamma molto interessante al Baselworld. Nel 2005 viene presentato il Regulator 1883 con riferimento 1883, l'abbiamo detto, all'anno di fondazione del marchio. Questo regolatore rappresenta la tradizione alpina in pieno ed è contraddistinto dalle ore decentrate a ore 10, poi mettiamo un po' di foto, che è un'esclusiva della Maison. Nel 2006, grazie a un nuovo sito produttivo di Ginevra, il nuovo sito di Ginevra, Alpina riprende la sua produzione con successo. La storia dell'Alpina viene quindi, per il 125esimo anniversario, che cade nel 2008, viene celebrata con l'uscita di un nuovo calibro di manifattura, la P710, realizzato completamente da Alpina nel proprio atelier. Nel 2016 Alpina, così come Frédéric Constant, entrano nell'orbita di Citizen. I gruppi, lo sapete, si stanno aggregando intorno a queste notevoli masse dei diversi gruppi più importanti a livello mondiale. Sta succedendo quello che succede con l'automobile. In questo caso è secondo me un po' meno comprensibile, ci sono anche in questo caso alcuni problemi, ne parleremo poi in un prossimo video, legato al fatto che
Questo, secondo me, a mio avviso, sta determinando la perdita di caratteristiche e di originalità di alcuni di questi marchi un pochino così sopraffatti dal fatto di essere, di partecipare a dei gruppi. Interessante, abbiamo detto, per quanto attiene il discorso di Alpina, questo fatto di queste produzioni abbastanza particolari per quanto riguarda questi smartwatch con look però da orologio analogico e cosa che viene spinta, in questo senso Alpina ha trovato la sua caratterizzazione, viene spinta in maniera considerevole. Vi metterò alcune foto di alcuni di questi smartwatch proprio perché hanno delle caratteristiche molto particolari, tipo hanno fatto un alpinist che misura altitudine, pressione, fa da stazione meteorologica, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ho spiegato perfettamente il meccanismo start and stop del cronometro, avete visto i calibri. Che ve lo dico a fare? Ci sono qui io, tecnicamente vi spiego tutto. No, vabbè, fa lo stesso, però insomma, non lamentatevi, le cose ve le faccio vedere.
La sollecitazione è sempre la solita, ovvero esistono tante case orologiere, non soltanto una o due o tre, ok? Di conseguenza prodotti interessanti, prodotti innovativi, storie interessanti ci sono sempre, sempre vale la pena di scoprirle e sempre vale la pena di andare ad indagare su quelle che possono essere quegli orologi che più si avvicinano alle nostre esigenze, alle cose che più ci piacciono. Basta, anche questa volta vi siete beccati questa menata. E per quanto riguarda le considerazioni, sono sempre le solite. Come scrivevo a Urban Gentry, con cui normalmente chiacchiero, non esistono orologi brutti, esistono orologi che. Con cui abbiamo diviso parti o con cui divideremo parti della nostra vita, cioè esistono i testimoni del tempo. Non mi ha risposto Urban Gentry, quindi come non detto. Va bene, solita questione, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non è piaciuto mettetelo uguale, cavolo di problemi avete, iscrivetevi al canale, fate iscrivere anche con la forza chi non è iscritto, ci vediamo alla prossima, saluti. È tardissimo, mi sono dimenticato che ho una mia amica che mi aspetta. Addio.